Radio Yes, la radio della città di Roma. In diretta dall'Istituto di Ricerca sull'Osteoporosi, la Bocciofila Romana presenta Se son rose, sfioriranno. E lui è Maurizio Catalani. Catalani, buongiorno. Buongiorno cari, buongiorno a questo posto. Buongiorno. Adesso noi le faremo ascoltare un frame e vorremmo sapere poi da lei se lo stesso le evoca qualcosa che la riguarda direttamente. Ascolti, Siamo giunti alle ultime battute dell'incontro Lazio-Campobasso. Le due squadre si sono fino a questo momento fronteggiate con uguale impeto e il risultato di 0-0 sembra riflettere il reale equilibrio delle forze in campo. Da entrambe le parti il gioco sta diventando ora più falloso e l'arbitro, il signor Alvaro Bresutti, deve intervenire ripetutamente con fermezza onde evitare il peggio. Ecco, le ricorda qualcosa quanto ha appena ascoltato? Mi ricorda Lazio Campobasso negli anni, alla fine degli anni Ottanta, uno spareggio a Napoli su per giù. Vada alla sostanza, non tergiversi. Con un gol di Poli. Non tergiversi, vada alla sostanza. Mi ricordano dei momenti felici. No, mi deve dire che cosa le ricorda a livello personale. Lazio Campobasso? Sì. No, il frame. Lei sta tergiversando, sì, perché la vergogna la sta sopraffacendo. No, le giuro che in questo momento... La vergogna la sta sopraffacendo. No, ho vergogna di nulla, di ciò che ho fatto e di ciò che farò soprattutto. Mi porta avanti col lavoro, però voglio dire, non mi sovviene. Lo speaker era lei. Lo speaker ero io. Lei non ha partecipato a quel film... No, guardi, adesso le posso dare ampia spiegazione. Ecco, la dia, lo faccia. La dia, perché lo deve ai suoi ascoltatori. Beh, neanche ho riconosciuto la voce. Non faccia così, la conosco troppo bene. No, la conosco troppo. La mia parola d'onore, lo posso giurare sulla bambina. Basta, finì, non tiri mai in ballo. Così mi crede. Guardi, le do ampia spiegazione che ho dato anche altre volte. Ecco la dia. Era la fine degli anni Ottanta, sì, e io anche se poi ci siamo persi vista, legato a un'amicizia con Ninni Pingitore, sì, celeberrimo autore del Bagaglino. Hai voglia, certo. Un giorno Ninni mi chiama a casa, all'epoca non esistevano i telefonini, e mi dice: Maurizio, mi fai una cortesia, sto per girare un film del quale adesso sinceramente non ricordo il tifoso, l'arbitro e il calciatore. Sarà sicuramente quello. Le ricordo il cast? Ma sì, c'era le ricordo il caso Alvaro Vitali e Pippo, sì, Franco Catalano. Pippo Franco, sì. Mi chiama e mi dice: ecco, mi fai una cortesia, sì, devo riempire le tribune, ecco, di tifosi, sì, veri della Roma e della Lazio, sì, e gli dico: da me che vuoi? Sì. Cioè, no, da te voglio che mi porti un po' di gente della curva, uh-huh, della Roma, sì, e della Lazio. Dico guarda, della Roma posso chiedere facilmente domenica in curva, della Lazio un po' più difficoltà. Lui mi ricorda la mia storica amicizia con un capo della curva della Lazio, insomma eravamo amici al di fuori del calcio, sì, e io chiedo anche a questo signore, sì, quindi dico: mi raccomando, dico, però siccome è un film non ve menate, sì, e accompagno questi miei amici alla registrazione di questo evento, anche Panna ride sinceramente, cioè la cosa mi divertiva abbondantemente, sì. Sì. Arrivo lì e insomma solite discussioni, litigano, scherzano, fanno, insomma tutto devo dire in una grandissima armonia, e dovevano registrare solamente i tifosi, quindi soltanto i tifosi, non c'erano gli attori, soltanto i tifosi delle due curve con delle scenette. A un certo punto vedevo Ninni nervoso e Ninni mi fa, dice: se non arriva questo mi fai la cortesia. Dico: che cortesia? Mi fai la cortesia di farmi la voce durante le registrazioni. Dico: che voce? Ehi. La voce della partita. Ehi. E dico: sì, dico, ma insomma la voce della partita io che c'entro? Doveva arrivare, pensate un po', Alberto Mandolesi. Eccolo. Non essendoci telefonini all'epoca non si riusciva a rintracciare Alberto Mandolesi, finché tramite il telefono un segretario di produzione dice: guardi, Mandolesi sta a letto con la febbre. Eccolo. Un Pingitore si gira, mi guarda e faccio: no. Sì. Proprio sì. Te sei sbagliato, cioè, guarda, mi fai una grande cortesia, ti metti lì, io ti riprendo, ma non è che ti mando in video e via dicendo, dico no, dico io non te lo faccio, dice solo la voce, in modo che c'ho la guida, e dopodiché lo rifarò fare ad Alberto Mandolesi, che tra le altre cose
telefonava al telefono, diceva aspettatemi, si può rifare, insomma ci teneva sì. sta cosa. Alberto sempre con quella voce stentoria, quella, sì, stentoria. Sì, sì, io a un certo punto prendo e dico vabbè dai basta che se sbrighiamo, mi metto seduto lì, infatti avevo anche gli occhiali scuri perché c'era il sole, mi dà sta cosa da leggere, la leggo male perché io non sono un telecronista, ma la fa ripetere 3-4 volte, io alla fine metto un po' anche le scatole, lo mando a quel paese, Nini mi fa dai fammi l'ultima, poi alla fine fa va bene così, tanto è una linea guida, non serve a niente, e finisce lì. Poi mi ricordo ce ne andiamo, era a testa andiamo a mangiare con degli amici e termina la situazione, insomma passano i mesi. Un giorno mi chiama un mio amico e mi fa ma che hai fatto attore? Hai capito? Dico come ho fatto attore? Vergogna. Dico sì, t'ho visto nel film. Vergogna. Come era l'arbitro? Dico no, guarda, il io ho fatto la voce, dico ma dovrebbero averla cambiata. No, no, ci siete in video. Vergogna. Io chiamo Pingitore, certo. Lo insulto, dice guarda che poi Mandolesi, volendo, io non avendo dato neanche la liberatoria, avrei potuto bloccare il film e fare qualsiasi cosa, ma siccome Ninni era un amico, ho lasciato perdere. La cosa più grave accadde che in un Sanremo successivo della fine degli anni 80 e arrivai a Sanremo all'Hotel Royal, che era un po' il centro del lavoro del signor Ravera, e mentre entravo con il signor Gianni Ravera e Pippo Baudo, e esce Ninni dall'albergo e il signor Gianni Ravera fa ciao Ninni, come stai? Io lo guardo perché era tutto impellicciato, sempre torvo, perché questa cosa non è che mi fosse andata troppo giù, erano passati due anni, allora sentite la vermaggine di Ninni Pingitore. Signor Gianni gli fa, dice Ninni, conosci Catalani? Fa come no? È un mio attore. Eccolo qua. Vergogna, eccolo qua, è proprio lui. Sentite la vergogna, la putredine umana, eccola qua. Campobasso. Le due squadre si sono fino a questo momento fronteggiate con uguale impeto. E il risultato di 0-0 sembra riflettere il reale equilibrio delle forze in campo. Da entrambe le parti il gioco sta diventando ora più falloso e l'arbitro, il signor Alvaro Presutti, deve intervenire ripetutamente con fermezza onde evitare il peggio. Avete sentito, amici ascoltatori, la versione... Questa cosa me la deve dare, perché... È già fatta. La versione, la già. La versione del Vanesio Catalani, il quale non solo si è impegnato... qual è? Mi dica, io non l'ho mai vista questa cosa. Guardi, allora, glielo di tanto, gliel'abbiamo già confezionata perché gliela consegneremo. Ma lei è tutto ricciolino, semifrocetto, con quegli occhiali... Completamente. Mi manchi di rispetto. No, con quegli occhiali, c'avate belli... Era molto carino, molto carino, era un gingillino, tutti i capelli. Beh, mi rende conto che Ninni Pingitore mi fa prendere in giro per questa cosa da 20 anni. Ma una vergogna, questo... lo dovrei citare veramente, lo dovrei portare in tribunale. Guardi, lei ha raccontato una tesi e invece la cosa soddisfò il suo autoriferimento e lei si è impegnato molto, si capisce da come, fa il ruolo a ridere, eccolo, questo c'è, no, eccolo qua, eccolo, guarda quanto eccolo è carino qua. È un amore, è un amore. Ma dove si trova questo? Allora, sul più famoso dei social network c'è una posta privata e lei ce l'ha già lì. Peraltro la sgherra, le dico, gliel'ho mandato, sono stata buona a non metterglielo sulla bacheca. Hai scritto. Capito? Perché quindi l'intenzione era quella. È in privato. Questa è quella poveraccia che mi telefona? No, sì. Che però deve trattarla così, adesso lo mettiamo subito allora. L'ha salvata perché noi volevamo metterlo in bacheca. Sì. Ma guardi che non me ne frega niente. La volevamo esporre. Non era una tesi che ho tirato fuori, non è una tesi, è un racconto veritiero. E comunque sono passati 25 anni, l'ho ampiamente perdonato. Però era molto molto carino. Guarda come si è acchittato. Allora, a differenza di quello che ha raccontato, no? Che è una scusante, guarda come si era acchittato. Guardi, non sono aduso a non arrivare allora, con i miei cognomi. Era carino da morire, con tutta la giacca blazer e la cravatta proprio leggermente allentata da cronista sportivo. Che mi dettero mi dissero di cambiarmi d'abito e io ho vedi? Detto scusate a che pro se non devo andare in onda questa cosa, capito? Allora dopo una serie di discussioni quella cosa mi mise un po' la pulce nell'orecchio. Poi andai da Ninni, feci Ninni non è che fai lo stronzo dopo, no Maurizio parola d'onore a lui, tranquillo tranquillo, è morto di paura. Comunque no, tutto al minuto 7:24 tutto confezionato, adesso filmare. Poi noi gliela regaliamo questa immagine, questa cosa, perché poi la deve far vedere a chi di dovere. Questa la deve vedere Agnese, questa vergogna. Io la farò vedere. Ecco, la deve vedere Agnese, deve capire. A mia figlia gli ho fatto vedere una sola cosa, anzi due cose della mia vita, che riguardano la mia vita, anzi tre. Tre cose gli ho fatto vedere della mia vita, tre filmati che riguardano delle interviste per Italia 1, però insomma erano molto più importanti, serie, diciamo, perlomeno c'era dell'affetto da parte mia nelle stesse. Certo. E con
siccome gli ho acceso la prima, ha guardato quello, pensi un po' come cambiano i tempi, che parlava con me, mi ha detto, e chi è? Era Claudio Baglioni. No, era Alberto Sordi. Ha detto, vabbè, porra stella, che porra... Però Agnese deve capire chi è suo padre e quindi dovrà sottoporsi alla visione di quanto m'ha noi detto, poi le abbiamo appena conto, confessionato. Ho visto Albertone, mi ha detto, papà, ma chi è? Ma porra stella, che ne sa? E io ho detto, come, amore, chi è Albertone? È il papà di tutti noi. Ma che ne sa? Mettete lì e guarda, che ha detto. Si è alzata e se n'è andata, mentre io invece lacrimando me la sono vista fino in fondo. Si è alzata e se n'è andata... lasciandolo nella sua pochezza esistenziale. Sì, mi ha lasciato nella mia pochezza, però mi ha riempito. Era una sera verso le 8, mi ha detto, ma ti devi far vedere una cosa. Certo. A quel punto le altre due ho lasciato perdere, perché ho detto, questa non riconosce manco Albertone, praticamente non riconosce la porta di casa, figuriamoci il resto. Va bene, l'abbiamo voluta intrattenere. Magari questa se la vede. E questa sì, perché la vera, ma essendo mia figlia, è un sottilissimo verme in lei. E quindi questa, se la vede, sarà modo di ricatto nei suoi confronti. No, più sarà, che altro vedendo Lazio Campobasso, la prima cosa che mi dirà, papà, ma hanno perso? No, ma poi vedrà una cosa importante, quanto vi somigliate, nel senso che lei, giovane, la evoca di molto. Soprattutto per l'altezza. E quindi va bene. Allora... E praticamente io avrei voluto intrattenerla su altri argomenti, però insomma... Però il cuore le batteva lì. Il cuore mi batteva là, e quindi questa mattina l'abbiamo... C'è qualcosa che lei vuole aggiungere in finale di collegamento, un qualcosa che le sta a cuore, un commento che vuole fare su quanto riguarda l'attualità? Ma sì, una cosina la vorrei dire. La prego. E la lascio lì, sì. Che da qualche giorno il mondo è migliore. Vero? Vero, sì. Perché? Perché ognuno pensi ciò che desidera. Da qualche giorno il mondo è migliore. Perché? Ci sentiamo domani? No. Lui c'ha un recondito fine nel dire questo. Ho finito. Ho finito. O sei innamorato. O sei innamorato, ma non credo. Forse siamo lontani. Ma non credo. Oppure è morto qualcuno. Cioè, lei mi vuole male. Lei vuole la mia fine pratica, non fisica, pratica nel senso totale. No. L'amore lo lascio agli altri. Allora, ho già il cuore pregno per quello di mia figlia. Va bene così. Ma è morto qualcuno? Chi è? Ma Scalfaro no, perché ovviamente non credo sia. Per quello forse. Ma no. si rivolge proprio a Scalfaro. Per quello? Io ho solo detto che da qualche giorno il mondo è migliore. E allora lui, Oscar Luigi, facci si vergogna. Si vergogni di se stesso. Lei la butta sul morto, faccia come desidera. Va bene. Comunque ci sentiamo domani. Grazie lei a lei. Le sue rappresentanti sessuali, la butta sul defunto. Va bene. Adieu. A domani. Adieu. Maurizio. So che per lei c'è una lunga e meravigliosa strada che si sta aprendo. Io so molte cose che lei già sa o non sa. Stia calmo, stia al suo posto. Ci sentiamo domani. Non al mio posto, perché ho il mio sottoposto. Bravo, bravissimo. Adieu. Il mondo le migliore. Chissà che vorrà di questo, va bene. Secondo me hai ragione te. Attiene a qualcuno che se n'è andata. La partita. Silvia ha subito detto sei innamorato, ma... No, è troppo innamorata da Agnese, no, non c'è posto per altri. Sì. Per altre, no, ma anche per altri, nel caso suo anche per altri. Sì. Comunque va bene. Non buttare niente. Adesso noi anticipiamo, perché così poi saremo proprio aplomb per la conferenza di Luis Enrique. Siamo giunti alle ultime battute dell'incontro Lazio-Campobasso. Le due squadre si sono fino a questo momento fronteggiate con uguale impeto e il risultato di 0-0 sembra riflettere il reale equilibrio delle forze in campo. Da entrambe le parti il gioco sta diventando ora più falloso e l'arbitro, il signor Alvaro Presutti, deve intervenire ripetutamente con fermezza onde evitare il peggio.